Buongiorno a tutti ragazzi, sono Yakidale e in questo video vi mostrerò un villaggio un po' più diverso dal solito. Infatti si tratta del Bat Villaggio, ispirato ovviamente a Batman, alla forma di un pipistrello ed è davvero epico ragazzi. L'ho trovato su internet dopo qualche ricerca e l'ho fatto, ci ho messo un bel po' perché è veramente pieno di dettagli. Comunque vi consiglio di farlo perché oltre a essere veramente figo è anche diciamo abbastanza forte e protegge sia le risorse che i trofei, dipende da come volete. Comunque, questo è il villaggio che ho voluto fare. Mi ero un po' rotto dei villaggi, dei soliti villaggi simmetrici e farming di qui e coppe di là, e quindi volevo un attimo cambiare per anche rendere meno noioso il mio stile di gioco. E volevo un attimo dirvi una cosa: infatti, tra poco inizierò una serie di random raids in cui metterò tutti, cioè degli attacchi un po' a caso in cui faccio delle risorse. Diciamo, ogni settimana metterò i migliori 3 o 4 attacchi della settimana. E quindi scrivete sotto nei commenti se vorrete questa serie. Quindi vi mostro un attimo rapidamente il villaggio. Abbiamo il municipio al centro che si può tranquillamente mettere fuori se avete tanti soldi, tanto oro e tanto elisir come me in questo caso, che ho ben 4 milioni. E vi consiglio di mettere dentro il deposito di elisir nero perché è sempre bene proteggerlo. Infatti guardate, mi hanno attaccato veramente, mi hanno tolto, cioè mi attaccano con i fulmini e mi rubano l'elisir nero, sti barboni. E adesso ne ho 40.000, farò il re barbaro, quindi sarò a posto. Comunque, l'oro è molto protetto secondo me perché ci sono questi mortai che li coprono e queste torri dello stregone che praticamente fanno il loro lavoro. Gli Archix sono al centro, il castello del clan è al centro, quindi secondo me alla fine, oltre che essere un villaggio, vabbè, estetico, l'ho fatto solo per quello alla fine io. Però è anche, cioè difende anche bene. Adesso vi mostro anche una difesa che ho fatto e si è difeso bene secondo me, perché sto qui mi poteva rubare 360.000 e mi ha rubato solo 190.000, quindi grandissimo. Cioè, e considerando che mi ha attaccato con le mongolfiere, come potete vedere, avevo due difese aeree in costruzione, quindi cioè, si è difeso più che bene. Allora, vediamo qua. Il pregio di questo villaggio, secondo me, è che è appunto molto largo e quindi uno non sa bene come attaccarlo. Quindi, secondo me, solo con i domatori si riesce a fare qualcosa. Per il resto, no. Perché comunque ho messo anche delle trappole bene tra le difese, quindi anche con i domatori la vedo dura. Quindi mi raccomando ragazzi, provatelo se vi va di cambiare un attimo. Vediamo che ha attaccato con le mongolfiere e con gli sgherri. Le mongolfiere sono morte praticamente subito, uccise da Archix, trappole che avevo disseminato un po' in tutto il villaggio. E gli sgherri restanti sono morti anche loro. Questo giocatore poi non ha neanche colpito il municipio perché gli interessavano puramente le risorse. Ha messo qui un po' di maghi, le truppe del clan e robe varie, ma la mia città si è difesa alla grande e mi ha rubato, sì dai, un po' mi ha rubato, però diciamo che poteva fare molto peggio. Peccato per questo solo mago che è riuscito da solo a rubare 2000 di elisir nero, ma sì, tanto sono solo 2000, li ho rifatti in pochissimo tempo. Quindi ragazzi, per questo video è tutto. Se il video vi è piaciuto e volete per esempio vedere altri villaggi strani, commentate e mettete un bel mi piace. Ciao a tutti, al prossimo video.